Ecco, vogliamo dire quali sono le modalità, che fornisce la vostra scuola, le modalità di formazione. Praticamente, che cosa dovrebbe fare un imprenditore per, insomma, rimettersi in gioco, ricominciare o se vogliamo, insomma, fare quel salto di qualità? Guarda, viene da noi, viene da noi, ne parliamo, si fa un po' un'analisi di quelle che sono le sue criticità, di quelle che sono invece anche le sue potenzialità, di dove vorrebbe andare, di quali sono i suoi sogni e poi studiare, rimettersi in gioco. Questo è un po' quello che succede all'interno comunque della nostra scuola, che poi è già quasi un anno che appunto stiamo facendo qui a Livigno. Quindi una formazione a persona, ma Sì, quindi personale. personalizzata, sì, a persona, perché ovviamente è vero che i problemi e i concetti poi sono più o meno tutti uguali, ma poi la bravura sta anche nell'applicarlo alla tua di realtà, perché ognuno è unico, no? Nel suo essere, quindi a suo modo poi lo può riportare nella sua azienda e lo può personalizzare. Quindi questo per le aziende, i titolari di azienda, ma poi anche per i loro collaboratori. Quindi quello che voi fornite poi è un pacchetto completo, nel senso una volta individuata questa mission, questa nuova mission, un percorso formativo di inserimento. È Sì, così? c'è anche questo poi nel pacchetto, quindi se parliamo in questo caso di un albergatore che sta cercando anche delle persone, siamo in grado, comunque ci proviamo di trovargli le persone che lui richiede nelle sue specifiche mansioni, già formato, già con il libretto di istruzioni, noi ci piace dire, che non è bello, però è effettivamente così, no? Quindi anche con la gestione di questa persona. Quindi anche la selezione. Anche la selezione, sì. Perché, come dicevano prima Dario Piller e Giorgio Livotti, la precarietà del lavoro e la stagionalità del lavoro e negli ambienti turistici crea all'imprenditore uno stress incredibile. Quindi effettivamente se riuscissimo a togliere questo stress nella ricerca e nell'inserimento, gli diamo una tranquillità maggiore per poter pensare alle strategie di sviluppo e questo è forse quello che a lui piace di più, poter pensare a come sviluppare la propria attività senza perdersi in mille dettagli che gli tolgono soltanto tanto energia. Quindi in qualche caso ci sostituiamo a lui in questo aspetto e diventiamo un po' l'ufficio risorse umane esterno che assieme a lui costruisce la squadra. Possiamo quindi dire che nonostante i dati che sono stati forniti questa sera, nonostante le difficoltà, la squadra vincente esiste, si tratta semplicemente di farla incontrare? Sì, come un bravo allenatore che gestisce una squadra di persone mediocri, se lui ha delle grandi abilità riuscirà a farla vincere. In alcuni casi abbiamo visto degli allenatori mediocri con dei gran campioni che non sono riusciti a perdere anche con una squadra vincente.